Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di Jupiter. In questa stanza c'è l'eco più ecoso di tutto il mondo. Ma siamo qui con la What's in the Box Challenge in compagnia di Murri, che è strafelice di realizzare oggi questo video. Tu non li vedi. Ah, ok. Ragazzi, lasciate tantissimi pollicini in su per avere un altro un sacco lo dovete lasciare. Per avere un altro video del genere. C'è l'antivento in casa. Perché non mi vedi toglierlo ogni volta? Non cambia niente, audio parlando. Il primo a sottoporsi a questa sfida sarà Murri. E in perché sostanza c'è una scatola vuota dentro? Perché dobbiamo fare il video. Vi vado ad elencare le semplicissime regole. Parto io per primo. Perché ti sei seduto su questo tavolo. Vi vado ad elencare le semplicissime regole, ragazzi. Quando appoggerò l'ingrediente, l'oggetto o quel che è all'interno della scatola, anche se la scossa rompela, della scatola, una volta inserite le mani non si potranno più uscire assolutamente, perché altrimenti verrà contata come errata. Abbiamo tre oggetti a testa, sono tre oggetti appunto molto differenti tra di loro. Chi ne indovina di più va a vincere, ovviamente. Può fare una consulenza per il seppulso. Basta. Ragazzi, questo video l'ho visto fare a me contro te, che penso siano gli unici che l'abbiano fatto in Italia. Quindi ho preso spunto da loro. Ciao Sofia, ciao lui. Oggi sono Giampi e lui è Murri. No, cazzo. Quindi ragazzi, non perdiamoci più in ulteriori chiacchiere e iniziamo con questa tortura per Murri. Perché sarà una tortura per lui, raga. Vedrete adesso. Ragazzi, qui abbiamo i prodotti. Iniziamo con il primo, che è che sto strotolando da questa robina di Scottex. L'importante è che non sono animali o cose vive. Non lo so. Ok, facciamo piano così. Ora mi sporco tutto. Acciughe sa latte. Diamo la teca. Il barattolo. Pronto, Murri. Che burra sta challenge, però. Vai. A fare. Io sono qui che guardi. Anzi, aspetta, mi sedo qua. Compa, sono cose schifose, cioè sono alimentate. Allora, ti ho detto che appena non le puoi uscire più appena ne. L'hai infilato, compa, non le puoi uscire mai più. Sono alimentari, cosa? Sì, sono alimentare, però non ti posso aiutare, però devi capirlo. E cos'hai chiesto, Scottex? Sì, compa, per non sporcare la scatola. Taleddio, ragazzi, vi scriverò. Non ho capito. Vi scriverò. Come l'hai capito? No, non l'hai capito. Questa è una sarda salata. Una lice, un'acciuga. Ho fatto a capirlo subito. Cioè, io ho preso la dispensa a casa e ho detto non lo indovinerà mai sta cosa. Mangio sei insalata tutta in nata. Vabbè, mettiamo da parte e andiamo a prendere. 1-0 per me. Il secondo lo devo preparare, Giorgio. Mi minchia a fare, vuoi il forno che devi cucinare? Beh, potrebbe anche essere. Mi giro, ciao. L'altro prodotto sarà questo. È questo. Spero si veda qualcosa, però speriamo. Allora lo andiamo a salame. Lo andiamo ad adagiare qui. Una seconda gamba. Una seconda gamba ci stava, però vabbè, oggi prendetela così. Ma le patate. Andiamo a. Ok. Ok, ok, così. Ti puoi girare, Murri, il piatto è pronto. Io uso allora, allora ragazzi, spero che veda lì, riusciate a vedere e venga a controllare. Cos'è? Al centro? Sempre al centro, rimetto, compa. Attento! Compa, è la tartaruga. Ma come posso portare la tartaruga? A parte il video, è tartaruga. Non posso portare la tartaruga. È convinto che sia la tartaruga, la mia tartaruga. Cos'è? Cos'hai toccato? Ma cosa hai toccato? Peso diciamo piuma. Peso piuma, peso forma. E piccoli. Cos'è? Ma che mica è un seppe anche? Non lo so. Non puoi guardare! Dio! Non puoi guardare! Non puoi guardare! Ok, scusa. Chi sarà, tonno o spucchio? Ancora salire! Ormai l'ho visto. Lo puoi prendere in mano, un po'. Ma che pigio ne hai mano? Tranquillo che non si muove più, ormai. Minchia, la cosa che non vedo. Mi danno un'ansia. Attento. Ma che minchia ha un peso specifico? Aspetta che lo spacchi. Ma che minchia è, porco tua, scusami, però. Mi ha mettere ansia. Attento che lo spacchi. Ma che cos'è? Che parte è? Che porca. Questa non te lo posso dire. È un essere. Tipo un indizio, ti prego. Perché sennò è. È un essere vivente. Porca ma. Ma che cos'è che sa cura? Compa, cosa ti ho detto? Sono andato a comprare una cosa oggi pomeriggio. Ma che minchia è pesce? Compa, è pesce. Oh, che pesce è? Pesce. Tu me lo devi dire, dai. Compa, ma che minchia pesce è? Oh, già stai sparando un sacco di cose. Ti do le ultime due possibilità. Ma quanto minchia è con questo pesce? Magari non guilla. Che sto tocca. Vado avanti. Percorso.
sta seguendo il percorso. Ah, finito. Qui non ce l'è più. E che vuoi? Ma poi perché ci metti la maionese? Ma non male che lo schermo della cam non si gira, così non può guardare. Aspetta, ho sentito un rumore strano, vero? Rifatto. Ma che minchia. Oh, perché toccare parti spesse. Basta, poverino. A me è morto, però vabbè. Posso chiedere un indizio solo? Facciamo che ogni tre, su tre ne abbiamo due indizi. Perché stai mettendo come queste regole? Allora, è un pesce? No. Ma porca... Poi tutto vado in alto. È una carota. No, poi? Una carota così che fa? Madonna, mi giuro mi stai vomitando. Un'anguilla. No. Esci le mani? Esci le mani, lo prendo io. Piano, lo devo prendere. Ma che mica è un serpente? Sì. Ma è finto. Sì, che è finto. Ma io l'ho detto, ma fai un serpente. Ti ho detto, non lo so, mica mi hai detto, è un serpente. È un serpente, non hai dato la... Picchiamo la mese. Per farlo sembrare riuscito e quindi vivo, è più vero. La mente malata di Zampiero. Ragazzi, già Mori è girato e devo andare a prendere il secondo prodotto che... Vi anticipo subito che sarà qualcosa di eccezionale. E niente, guardiamolo. Mori, che ne dici tu? Allora ragazzi, io non sapevo nemmeno l'esistenza di queste cose. Mettiamo qua, apriamo. Infatti che io ho l'ansia per te. Come fai? Mi sta fettendo un cuore perché ti arrabbio un sacco. Mi arrabbio? Dai. No, fra, che significa? Ah! No, fra, che è un essere vivente. Dai, metti le mani dentro. È un essere vivente? No. Ovviamente. Sai fare, levati in mano. È dentro una vaschetta. No, fra, la tartaruga. No, ma come portate la tartaruga in un sacchetto? Compa? No, fra, è la tartaruga. La tartaruga è grossa così, figa. Senti il rumore d'acqua, poi muovo. Guarda, te lo muovo, senti il rumore d'acqua. No. Compa, è la tartaruga. No, è la tartaruga, dai. Non posso portare la tartaruga, compa. È vivo o morto, compa, io sono morire. Dai. No, vivo o morto me lo devi dire. Compa. Mezzo e mezzo. No, fra, chi, che vuol por... Che vuol dire, compa? Dai, fra. Mezzo e mezzo, fra. No, che... Dai, vivo o morto? Mezzo e mezzo. Poi no, ti spiego il perché del mezzo e mezzo. C'è una cosa scientifica per spiegartelo, non sto scherzando. Aspetta, qua ci serve una seconda cam. Raga, ho preso una seconda cam per farvi vedere... Qui. Compa, non può essere la tartaruga, andiamoci. Non è una tartaruga. Compa, ma... vivo o morto no. Cioè, non è una tartaruga. Compa, vivo o morto... Cioè, me lo dici, vivo o morto? Te l'ho capito, ho detto mezzo e mezzo. Ma che cazzo vuol dire, porco? Dai. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Lo devi fare, fra. Chi cazzo è? No, no, fra, non ce la faccio. Dai. Non ce la faccio. Dai. Mi arrendo. Non ti puoi arrendere. La resa non è possibile in questo gioco. È cibo per gatti, tipo. È cibo per gatti o per cani? Non lo so. È la mia risposta. Cibo per gatti o per cani? È la tua risposta definitiva? Sì, sì. La accendiamo? Sì. 100%? Sì. Fermo! Io! Intanto la faccio vedere qui in cambio per l'ultima volta. Vi faccio vedere un dettaglio. Pronto? Oh, te la faccio. No, non te la posso tirare in faccia. Ma sei malato! Ma tu sei malato! Abbassa. Erano vivi? Io sono questi, vivi! Sono vivi! Solo che ti spiego perché mezzi e mezzi. Porca! Perché... Io! È vivo! Perché vanno conservati a 10 gradi. Sono quelli per pescare questi. Alcuni sono morti perché la temperatura li fa morire. Però vivono tipo a 10 gradi. Te l'ho detto che ti... Ma non li pigliassi? Nel negozio di pesca. Questo si muove pure. No. Scompa, sono tutti vivi. Si stanno muovendo tutti, guarda. Devi capire, raga, che sono vivi. Ecco qui. Meno male che non l'ho toccato, ho toccato solamente. Sai che devo fare, compa? Tutti questi al rimanesso tu quelli tirato. Vero. Infatti erano, la maggior parte erano vivi. Poi qualcuno l'ha toccato. Le ha fatti morire. Veramente, compa? Ti giù. Io sono umano, mi nascondo dietro una scatola. Ok ragazzi, adesso è il mio turno. Eccoli qui. Scrivete nei commenti, ragazzi, secondo voi cosa sono. Minchia che di... Oh, compa, è una sensazione strana alle braccia quando ho visto video. Vai. Che è, compa? Ma te l'ho detto, vedi che... C'è puzza di Eba?
Mi ha attaccato l'altra mano. Ma che sto cogliona. Che cosa è? Non te lo dico. Perché non ha un indizio? No. Un tubero? Sì. È un ravanello? Sì. Com'è che conosci il ravanello, ignorante di merda che sei? Perché mio nonno li coltiva. Di cazzo le prendi, porca di... Stando per un dia di grado o un mozzo? Non ti interessa. Prego. Prego. Prego, Gianfidec. Serve appena. Stiamo fare merenda con questo yogurt. Che cos'è? Non è uno yogurt. No. Sembra, diciamo, una fica. Una zona ero. Erogena. Una marmellata? No. Che cosa? Hai le ultime due possibilità. Che cazzo? Sono un cane da fiuto. Sei un cane di caccia. Compa, ti giuro che manco quando tocchi la tua ragazza sei così delicato. No? L'ultima cosa? Ma non lo capisco, è freddo. Freddo, è un detalino. È una caverna. È un budino, fra. No. Che cos'è? Ti arrendi? Cosa è un budino? Creme caramel. Ma porco. È così, proprio per creme caramel. È creme caramel. È un budino. È creme caramel. Ragazzi, terzo e ultimo prodotto. Adesso io parlo così non si sente che cosa sto dicendo. Perché se io non parlo, senti il rumore di questa roba. E io non voglio. Guarda un po', questo già un baricentro sbagliato. Mi sto avendo la vomita. Maria Santa. Continua su quel punto. No, fra, continua su quel punto. No, fra, ti prego. Compa, continua sul punto. Posso, fra. Tira, tira. No, fra, che cos'è? Fra, che cos'è? Aiuto. Tira. Ma che tiro? Tira. No, fra, è troppo. Sembra la consistenza di una lingua, di un altro. Tira. Tira. No. Se ne sta come un pezzo. Dai, fra, sii uomo. Oh. Allora, non capisco perché sono tutti congelati tranne questa piccola parte. È surgelato. Vero, compa? Basta, questo è il tuo indizio. Dai, indovina. Ma chi si è spaccato? Compa, continua, continua. No. Continua. Ma compa, perché? Continua. Controlla se stai registrando. Continua. Tira. Ma che tiro, compa? Mi sta schiaffiando. Sicuro che non mi devo lavare le mani con la candeggina. Lo so. C'è sangue. Potrebbe. No! No! Proprio non lo capisco. Porco due! Dai, devi dire almeno tre cose, dai. Gambero. No. Un pesce palla. Minchia! No? L'ultima? Nemo. No? Una cotoletta di pollo. No. Finito? Sì, guarda te stesso. È una cotoletta di pollo. Che cotoletta di pollo? Esci il braccio, coglione. Pronto? Sangue! Che puzza! Ma che cos'è? Diletti di triglia. Togliamo la teca che ha contenuto. Piano! Che ci sono residui di vermi. Spucchio. Che schifo. Quindi, ragazzi, direi che per questa challenge possa essere tutto. Io mi sono divertito, anche se non ho vinto, perché ha vinto Murri, che ha indovinato però, gli ingredienti. Però i tuoi erano più. Erano più bastardi, dai. Molto più bastardi. Lo ammetto. Come minchia indovinare sul ravanello, vabbè. Va. Scrivete nei commenti qual è stato l'oggetto / animale che vi ha incuriosito di più e vi ha fatto ridere. Quei verbi devono uscire al più presto da casa mia. Se volete un altro video del channel, lasciate un bel mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Lavati di mano.